Benvenuti ragazzi, sono CH7 e oggi vi do il benvenuto su un nuovo episodio di Formula 1 2020. Questo nostro campionato siamo a Andy Circuit, tentativo unico, sono qui perché il campionato del Vietnam, tentativo unico, scendiamo in pista con le gomme medie per fare una gara con le gomme medie, che qua sono un po' per bene le gomme medie su questo circuito TPD. Vietnam. Comunque il volume è sempre a 1. È un atto vicissimo, un del fantasma. Beh, ciao mamma. Allora, anteriore devo fare il play per vedere dove ho anche sbagliato e poi imparare l'errore. Non so se ciò qua facciamo è tutto normale e non saliamo su 18, che così non facciamo altri errori del genere. Comunque era scelto una mamma perché stava facendo qualcosa, comunque non, cioè almeno sembra che non abbia velocità, questa volta la trattavo in pista. Comunque ragazzi, scusate, ma è a uno? Sì, è a uno, cioè non so cosa. Se quando si è un po' zitto si sente volume, poi il nemico sarà altissimo. Bloccaggio. Niente, non so quanta cosa gara. Perché se sono fuori dalla top 10 devo scegliere che gomme mettere. Mi piace mettere gomme Ars, sono fuori dalla top 10. Solo perché. Cioè, ok, avrò difficoltà ai primi giri, però. L'ho contatto, sì, perché il bloccaggio non l'ho rimediato, non potevo. Vabbè, comunque abbiamo tutti i bloccati. A parte che in Vietnam, nella vita reale, nella Formula 1 2021, non l'ho ancora. Beh, con sto Covid si può, però con sto F1 2021 non l'ho ancora visto il tutto. Ragazzi, sapete cosa? Ultimo. Una cosa che non volevo neanche che capitasse, e prendo l'ultima posizione su 22 gare, beh è la terza, però non riesco, cioè i circuiti proprio li odio come non so cosa. E qua ragazzi ci sarà il. Ah ragazzi, ho avuto che sono solo perché adesso la F1 2020, c'è questo gioco qua che io. C'è uno sconto Le sul qualifiche sono podium terminate, quindi pass rivediamo i primi tre. Verstappen, e Hamilton quindi e Valtteri per Bottas. chi ha Per ora i vi saluto, ma bitcoins, vi cioè io ne ho ricordo che ci aspettano tante 7500, altre emozioni. costa L'appuntamento è per la 2500 gara di i domani. bitcoins che devo tredicesimo. Comunque dicevo, costa 2500 bitcoins il podium pass. Magari lo compro, non so. Magari lo compro. In caso di fare un video. Poi anche. Poi. Magari lo compro. Perché così ho tutte le ricompense. Magari lo compro, ragazzi. Lo compro, ragazzi. Che non ho commenti, ma vabbè. Se riuscite a commentare entro mercoledì, ok, benissimo. Comunque sono le ore 18:25, non so perché una sveglia non mi ha suonato. Ah, perché il volume si è attivato. Ragazzi, lo carico più tardi un video.
Comunque siamo al campione del Vietnam, la gara è un po' la fisica, la ripartenza. Ah, c'è Max Verstappen, poi c'è Lewis Hamilton e tanto voi sentite, quindi guardatevi. Albon, Charles Leclerc e Stroll, Vettel, Ricciardo, Perez ed Esteban Ocon, Norris, Sainz, Dani Kvyat e Raikkonen, Magnussen, Giovinazzi, Romain Grosjean e George Russell, Latifi, infine. Niente, sono in età, poi anche lì era impossibile. Se si era in età era più difficile comunque. Ho tanti piloti e beh, io prendo il primo 3, come sempre. Cominciamo con la gara, let's go. Magno, un attimino, sono sul 3, 4, 5, sono fuori via, 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 quindi con bonus punto. Mio, dove andare, vado qua. Mezzo, interno, cavolo, Raikkonen, giusto, Raikkonen, Giovinazzi, mi ricordo. Qua all'interno è possibile. No, Giovinazzi. Cos'è successo? Dimmi se stai bene. Ragazzi, difficile qua. Devo cercare uno spiraglio esterno. Ok. Così con Raikkonen è partimento. Beh, un'altra volta va ancora bene, poi tre volte, anche in Formula 1 così, tre volte. Qua c'è un contatto grave, finalità, subito. Ragazzi, in questa... Ma vabbè, qua ragazzi, nel campione del Vietnam soprattutto... c'è in Vietnam e in Vietnam e in Azerbaijan c'è bisogno di dell'ala anteriore in una bella rotta. Vietnam, Azerbaijan, Singapore. Ok, è un buon inizio, continua così. Era il Messico, che non lo considero come un cittadino, perché però, anche se sono in città, però non lo considero. Cioè, c'è Vettel qua che ci prova, scusa Vettel, ma... Ok, facciamo anche avviare il replay, di fare il replay first perché è avviato. Ok, poi c'è ancora Vettel che ci prova. Proviamo a quel paese, scusa, io non so niente. Un istinto. Magari la terra è che però ragazzi io non ci passo. Comunque sto facendo che beh non ho spazio. Ma c'è allora, adesso e così impara stavo dietro, dovevo. Ok ragazzi, time intanto comunque. Non so se ci parlo oggi o se ci parlo mercoledì, perché allora martedì, cioè domani, domani che sarà anche per voi domani stesso, quindi il video oggi, cioè lunedì, domani che martedì ci sarà un video. C'è questo qui video, ok, in cui vi dirò che domani live, poi per chi ha in Instagram vi dico anche poi il tag come sempre a fine video, che è facile, ve lo dico anche piano. Spero che questo video non venga troppo lungo, perché se è anche troppo lungo, in quanto è che duri meno di 20 minuti, perché tutti quelli che fanno video con Mauno, per dire che famosi, non famosi, soprattutto quelli famosi che portano ogni anno un video di Formula 1, mentre quelli fanno lunghi. Ragazzi, io non ho portato Formula 1 ma è un inizio
di portare live e video anche proprio l'anno prossimo, anche se era un po' ritardato i video e live, ma comunque ragazzi ci giocherò alle camere spente di live e video. E poi ragazzi in estate, tre mesi estivi e qualche giorno, perché c'è luglio, agosto e poi tre mesi del mese di giugno e poi qualche giorno del mese di settembre, più una settimana, perché una settimana mi danno o pochi compiti o zero, poi perché va in prima elementare solo di venerdì avete compiti, quindi potete recuperare i video. Comunque ragazzi, un po' come dico, quante iscritte ho, sono 37, ringrazio tutti quelli che sono iscritti, perché non leggo, cioè le leggo chi si è iscritto e chi non si è iscritto, poi mi escono a volte notifiche, a volte no, magari devo tornare il cellulare o delle app, a parte che le app non mi si aggiornano e poi la Node 8.0 magari non ho tempo in estate di scannerizzare, di scansionare, cioè di fare, di guardare sempre tutto e tutti. Poi ragazzi, sono anche più libero per fare video come questo, muovendo il caldo però riesco. Comunque ragazzi, se così vi ho spiegato anche perché magari non mi dico molto bene gli iscritti quanto ne ho, però ragazzi, sto sempre in questo stato, sto veramente spendendomi al massimo su YouTube per migliorare con YouTube, per fare come tutti gli altri YouTuber famosi o non famosi, però anche quelli che hanno iscritto magari fanno le playlist. E quindi sì, cazzo, ho le playlist per chi vuole recuperare il mio ultimo video, sono i miei video o anche il mio ultimo video su F1 2020, può recuperare una cartella di F1. Ok, DRS disponibile. F1 2020 può recuperarlo tranquillamente, se li ho caricati tutti e due. Questo è il terzo episodio. Comunque ragazzi, di quanto sono passato l'Anstroll al terzo giro, ecco perché è standard. Poi lo punterò la grassa, un grasso al DRS per fortuna. Ragazzi, posso anche ripristinarmi all'esterno se fosse possibile, se ci ho infatti per però non c'è questa vittoria perché ho fatto un sovrasterzo Stroll e ha rotto la Stroll. Vi consiglierei di non rientrare in box per due giri, però anzi entra in box, non perché ti odio, però perché siamo a tre giri, come dicono due giri, non so a che punto siamo, secondo, ok. Comunque Stroll, fai come vuoi, non mi sente, però se fossi in lui, cioè se io fossi in lui in cui non esistesse replay, entra in box mettendo le gomme, ho le gomme soft, perché? Ah, perché cioè lasciatemi finito, ecco perché se rompo qualcosa sono così immobile come la partenza, perché se proprio vado a fare anche un crash lì, cioè in entrata marcia violentissimo, se poi vado a fare anche un crash in quinta marcia normale, però se vado a fare un crash in prima no, in dalla seconda, dalla quarta marcia, lì siamo un processo, voilà. Adesso vedi che mi concentra per sorpassare Daniel Ricciardo. Mi gatta la gamba. Il ginocchio, scusate. Ricciardo, poi c'è Stroll che è box. Stroll ha imboccato la corsia dei box. Invece anche il Alex, grazie Alex. E comunque detto, ho Esteban Ocon, box Stroll, un po' di rivolto nella classifica.
DRS comunque anche come hai visto nelle live e anche qua nel video. Qua ragazzi, non so se siete adesso la vibrazione del controller che magari non fosse, perché ragazzi io ne guardo tutti i miei video, li guardo alcuni e alcuni no, appunto quello che mi guarda, ma non mi ricordo se si sentiva la vibrazione del controller. Vabbè, comunque ragazzi, se si sentiva ragazzi, in questo caso si sente, non vi ricordo ragazzi, sono io, ho tolto la vibrazione perché oggi ragazzi c'era un problema con la vibrazione, magari domani la rimetto la vibrazione del controller, perché così capisco anche bene, però bene così, io perché così non ho dopo le mani sudate o tutte di Formula 1 all'interno in curva, interno sul corto, per forza, una cosa fa troppo palese, non so per quale cavolo motivo. Comunque siamo al quarto giro dei 5 previsti, mancano due giri che poi si è passato l'ultimo. Aspetta, troppo aggressivo, se si provava ragazzi buttavo fuori Riccardo. Sta suonando il telefono, mi sta suonando il telefono, perché ragazzi devo comunque è buggato, c'è stato un giro per Vettel. No, ok, non è buggato. Io sei posso... all'ultimo giro. Comunque ragazzi, ero un bug, quindi tutti non hanno potuto bere il DRS. Comunque ragazzi, non c'è che il potere della Fatality invece qua dovrei anche sorpassare la Ferrari, però per i circuitini il prossimo è la Cina, non sbaglio, poi ci sarà o gli altri circuiti o Monaco Sebastian, poi ci sarà Spagna, Monaco Sebastian, Canada, però non mi ricordo. Ho lì elenco nel menu principale ragazzi, io non so. All'interno su Ricciardo. Ah no, io all'esterno Ricciardo, in interno. Sorpasso su Daniel Ricciardo. Aiuto ragazzi, sono concentratissimo, sono super concentrato. Grazie. Grassa subito per la mappatura di Stroll, di Leclerc. Il DRS quasi esaurito, l'ultimo giro su sorpasso, anche se no il sorpasso da fare, però ragazzi questo passo che ho fatto è perché adesso è automatico, si può, sì, però nelle impostazioni è su sorpasso, ragazzi adesso vedete, adesso il DRS sarà rosso. No, abbiamo fatto 7. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,8 secondi. Poi quando fai nuovo l'ERS si ricarica.
e Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Vietnam. Secondo Bottas, terzo Verstappen, no, non so chi è. Vabbè, ho provato anche niente. E io sesto. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Bella gara. Bella gara. Io guardo il giorno così a caso, non so perché. Bene, 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 hanno dato di faccio vedere questo. Qui non per perdere. Si sono aggiudicati una meritata vittoria qui nel Gran Premio del Vietnam. Luca, cosa credi abbia fatto la differenza oggi? È stata una vittoria di squadra. Hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione gli ordini di scuderia. La dimostrazione lampante di come in Formula 1 il gioco di squadra sia tutto. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa e ne hanno tutto il diritto. Non c'è supposto, sì. Infatti io, secondo Verstappen. Terzo Bottas. Ok, sì. Ho muovito qualcosa. 37 iscritti ho. Quando passo un canale YouTube. F1 2020. Siamo fermi al 'Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica pilota. Si accorcia la classifica tra la prima posizione e gli inseguitori. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere che il pilota del alcuni giorno? Video non li ho caricati. Aspetta che devo dire. Ma comunque se finiamo il video avanziamo. No, no. Poi puoi anche caricare su un video. Prossima gara sarà al Gran Premio di Cina. Prova che non ho che ho perso così a caso video. E che MotoGP hashtag 2. Ok, ok, devo ancora mettergli alcuni su playlist, ok. Piove in Cina. No, che non piove. Comunque adesso solo per salvare, ok. Ok, salva. Ragazzi, la gara sabato quindi a posto. Comunque ragazzi, io spero che il video della sabato so faccio un piccolo info time, cioè un piccolo Formula 20 sopra questo, perché comunque non è tanto importante. Questo ragazzi, io il podium pass, siamo così su Formula 20, come dire qua scontro podium pass. Ragazzi, come sempre, spero questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanina, commentate poi se può, mi raccomando, seguite su Instagram, chiocciola, C17, tetra basso, YT, tetra basso, ovviamente niente ragazzi, un bacione al vostro C17 tutto, dal vostro CD17 tutto, bene ragazzi, ciao!